Oggi vi propongo un video particolare, diverso dai soliti. Mi sono divertito tantissimo a girarlo e sono sicuro che vi piacerà. Voglio parlarvi della Prometheus Bushcraft Equipment del mio amico Andrea Papini, una piccola azienda di prodotti artigianali in cuoio per il bushcraft. La particolarità della Prometheus è che tutti i suoi prodotti sono realizzati a mano in Italia utilizzando un cuoio di altissima qualità. Il migliore esistente sul mercato. Questa è la mia nuova utility pouch della Prometheus. È una piccola borsa da cintura, all'interno ha svariate piccole tasche, pensata per contenere tutti quegli oggetti che si preferisce avere a portata di mano durante un'uscita nel bosco, o perché sono oggetti che si utilizzano frequentemente, oppure perché si tratta di dotazioni di emergenza, come ad esempio un fire steel. Cose che è bene avere addosso nel caso ci separassimo dallo zaino che contiene il nostro equipaggiamento principale. Ah, voi non avete idea del profumo che ha questo cuoio. Aspettate, ve lo avvicino, eh. Lo sentite? No, mi dispiace, sono cose che purtroppo la telecamera non può percepire. Bellissima, fantastica. Curata in ogni dettaglio, ma nello stesso tempo resistente e duratura. Questa raga vi seppellisce, non si rovina neanche se gli sparate col bazooka, perché è un prodotto fatto per durare come quelli di una volta. Ed è questa la filosofia con cui lavora Andrea: materie prime di qualità, artigianato di qualità e attenzione per il dettaglio. Io collaboro con lui da diversi anni, utilizzo i suoi prodotti fin dagli albori della Prometheus. L'ho visto crescere, ha iniziato con un piccolo laboratorio, adesso si è allargato e vende in tutto il mondo, ma non voglio dilungarmi troppo su questo perché sarà lui stesso a raccontarci queste cose tra poco. Ci vuole che mi spiccio qui, eh. L'idea alla base di questo video è farvi vedere come prende vita un prodotto artigianale come questo, farvi entrare nell'universo dell'artigiano, che è quel personaggio che per lavoro trasforma materie prime in prodotti finiti utilizzando esclusivamente le sue mani. State a guardare. Cercando di raggiungere Andrea Papini, come vedete, non è la cosa più semplice del mondo perché vive e lavora in un posto abbastanza isolato. Eccomi arrivato al quartier generale della Prometheus. Questo è il casale dove vive e lavora Andrea. Siamo sulle colline toscane, immersi nel bosco. Guardate che bello. Tutto il piano di sotto è occupato dal Prometheus Lab. Adesso entriamo dentro perché voglio farvi fare un tour del laboratorio. E poi vedremo la realizzazione di una pouch. Andrea farà per me una pouch da zero. Oh, l'abbiamo fatta? Permesso? Com'è? Eccoci. Ciao Stavo Andrea. pensiero io, dico, ma che fine ha fatto questo? Porca miseria, guarda dove abiti. Qui, mo, mentre che venivo su qua dal bosco, mi ha attraversato un capriolo, un altro uomo Pieno. metto sotto. E poi c'è il gatto tuo che fa la guardia qua fuori. Allora? Senti, come va? Bene, stavo a fare un po' di Stai a lavorare? pacchetti, sì, devo sbrigarmi che porto il Ah, corriere. impacchetti, In realtà ora sto a impacchetti. mettere etichette, prima metto etichette e poi dopo chiudo tutti i pacchi e li faccio partire, insomma, questa è tutta roba destinata all'America. Senti, tutto bellissimo, però la pouch mia è tutto pronto? No, tocca farla. Hai fretta? No, non ho fretta, però tu sei pronto, i macchinari, le fuste, è tutto È tutto pronto. pronto, grazie, ne Ok. approfitterei. A sto punto facciamo un piccolo. Ti faccio una piccola. Tour, Certo. io ho promesso il tour del Dai, laboratorio, faccio vedere un quindi. attimo le mie stanze, dove passa la maggior Ok, parte del tempo, e poi iniziamo con la tua pouch. Va ok. bene? Ok, va bene. Perfetto. Questa è la zona di lavoro dove gestisco tutti quanti gli ordini, le partenze, insomma, per le varie destinazioni, e gestisco tutte le quantità, insomma, a cui ho bisogno di tenere conto e via dicendo. Mentre di qua abbiamo il tavolo dove preparo gli ordini fisici, ovvero i vari pacchini, pacchetti, tutte le varie targhettine che metto ai prodotti, gli imballaggi e poi chiaramente viene il corriere a ritirarli. Questo è il mio tavolo da lavoro. Ora qua ci sono delle foto per dei progetti Ammazza che che figata. verranno spiegati più in là,
E questa è, diciamo, l'area di lavoro dove gestisco la parte fotografica per i social, Facebook e Instagram principalmente, però anche sulle piattaforme di vendita, ecco. Qui ci sono le fustelle, qua ci sono alcuni tipi di spessori di crosta che mi servono per alcuni articoli. Ok, diciamo, questi qui sono quelli che sto usando nell'immediato, poi vi farò vedere di là dove tengo stoccati gli altri. Sì, andiamo. Questa volendo è Ah, i libri. la mia piccola libreria dedicata a tutto quello lì che è l'outdoor, lavorazione del cuoio piuttosto che tecniche primitive e quant'altro. Mentre di qua abbiamo l'area reparto macchine, chiamiamola così, dove ho due macchine da cucire, una per gli anfibi, che sono, diciamo, un progetto che ho in mente che ancora non sono riuscito, diciamo, a portare avanti per questione di tempo. Queste c'hanno qualche annetto, mi sa, Queste hanno qualche annetto, ma le cose di una volta sono molto meglio di quelle nuove. E sono macchine da cucire che uso raramente perché io amo il cucito a mano, però su alcuni prodotti ogni tanto sono costretto perché i tempi di lavorazione sono estremamente lunghi. Qui abbiamo le pelli, tutte le pelli. Queste sono le croste divise per spessori, 2 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, e robetta un po' più importante. E qui abbiamo le pelli di varie, ora c'è un po' un casino, di vari colori e spessori, sempre da 1 mm, 2, 3 e via dicendo. Questo qui dove andremo adesso è il laboratorio vero e proprio, dove passo la maggior parte del tempo, ok? Dove c'è il mio piano di lavoro vero e proprio, dove creo tutti gli ordini. Qui c'è tutta una serie di attrezzi, attrezzini e attrezzetti. Di qua abbiamo i torchietti dove metto bottoni, rivetti e quant'altro. In alto tutta una serie di minuterie che utilizzo, minuterie, fibbie per il lavoro. Mentre di qua abbiamo l'area tooling, ovvero dove vengono fatti le lavorazioni sul cuoio, il carving, diciamo, e il tooling. Questa è una serie di attrezzi che mi permettono, insomma, di fare dei disegni sui foderi e quant'altro. adesso vi faccio vedere la pouch che ho scelto. La vediamo direttamente dallo store Prometheus su Etsy insieme ad Andrea. La miseria, quanto è inquietante sto coso. Questa è la mia piattaforma di vendita su Etsy, che è una piattaforma americana dove io vendo la maggior parte dei miei articoli. Questa è la schermata iniziale, ok? Quindi scendiamo giù, scrolliamo verso il basso e abbiamo sulla sinistra tutte le sezioni dedicate, ognuna a un Vabbè, c'è un articolo botto di in roba. particolare. Andiamo in pouch e bag, ok? Una volta siamo in pouch e bag, ci appare a noi Sì, alla vista tutta voglio una la serie di utility che è, diciamo, pozzi. il tuo modello classico, Sì, uno è uno dei primi dei... che ho realizzato. Ottimo, voglio quella. La utility, abbiamo due modelli, la 2.0 con doppio porto, ovvero porto alto, porto basso, oppure Che sarebbe, abbiamo, aspetta, mi sposto di qua che si sarebbe vede questa meglio. qua. Questa, voglio questa. Siamo in fase di scelta del colore. Che disponibilità ci abbiamo? Allora, di colori disponibili abbiamo testa di moro, che Ma sarebbe un testa di moro, a me dimmi. marrone scuro, Ok. ok. Abbiamo Se no mar quella marrone. sul sito ho visto che c'è anche più chiara, però. Allora, sul sito c'è il naturale, che sarebbe una sorta di rosa, che sarebbe questo qua, ok. Se no abbiamo nero, un testa di moro leggermente più chiaro. Questa non te la faccio vedere perché questa è un'edizione limitata, è un prodotto che farò specifico e non è in vendita al momento. Quindi abbiamo marrone chiaro, marrone scuro di due colori, testa di Marrone moro è scuro. leggermente più chiaro, nero o Allora, naturale. guarda, testa di moro, questo qua. Ok, perfetto, questo che è già tagliato e così mi dà anche meno fastidio nella fase di lavorazione. Che insomma, non è poco. E non è poco, è niente. Questa è bacchetta toscana conciata al vegetale, Come tutti i tuoi come tutti i miei prodotti. prodotti. Tra le varie fustelle sceglieremo quella lì che sarà specifica del prodotto che noi andremo a fare. E è la seguente, questa è questa. Si prende il cuoio, si sceglie una parte che chiaramente non sia rovinata, perché spesso e volentieri il prodotto può essere rovinato, perché una volta era attaccata a un animale sta pelle, quindi magari ci può essere delle piccole cicatrici, delle imperfezioni, e si va a mettere la fustella. Lascio un po' di spazio perché questa è la parte finale che tende ad andare molto fina, ok? Una volta posizionata, questo macchinario si chiama fustellatrice a bandiera, bandiera perché come vedete si muove come una bandiera, e con una pressione manuale crea
e voilà. Poi chiaramente per il mio lavoro è indispensabile, finché uno si muove in maniera hobbistica può riuscire anche a farlo a mano, ma nel mio lavoro sono costretto a usare questi macchinari. Ora procediamo con il passante per la cintura. Adesso creeremo una scanalatura tutto intorno alla superficie, alla circonferenza, diciamo, della pouch, con un groover che mi servirà sia come elemento decorativo sia per prendere bene per fare i buchi in maniera più precisa, ecco. Ok, stessa cosa di qua. Mentre adesso con questo attrezzo, comunemente chiamato edge beveler, andrò a cambiare l'angolo del cuoio da un angolo di, diciamo, di 90 gradi a un angolo stondato. Questo si chiama cliché e sono i marchi che si mettono appunto sul cuoio. Ci sono sia marchi a caldo e a freddo. Adesso lo metteremo a freddo con questo materiale e dopo lo metteremo a caldo con un altro. Adesso, utilizzando la scarnitrice, stiamo andando ad abbassare lo spessore di queste asole. Tanto Andrea ha fatto la prima, adesso fa quell'altra. Ora si procede con la foratura. Come si fa a capire dove vanno fatti i buchi? Si utilizza un cartamodello. Adesso sto facendo dei fori con una fustella a mano, perché con la fustellatrice così non riuscirei ad arrivare più vicino al centro, visto che lo spazio della bocca, diciamo, della fustella è molto piccolo. Ok, mentre quest'altro riuscirò agevolmente a farlo con quest'altra fustella. Queste sono le varie parti che compongono la pouch, opportunamente forate. Allora, una volta fatto i tre giri, faccio tre giri intorno al foro, però l'ultimo giro, invece di uscire sotto, esco di lato e faccio uno spessore intorno al bottone in corno di bufalo, di modo che ci sia lo spazio sufficiente poi dopo per il cordino di passare dietro. Rivettatura. Abbiamo appena tagliato il fondo e queste qua che sono le parti interne della pouch, quelle che andranno a formare le tasche, e sono in crosta di cuoio di due diversi spessori. Quella per il fondo e per i laterali è, quant'è questa? Va misurata con esattezza. Qua abbiamo il fondo che è da 1,6, mentre la tasca interna sarà poco più di un millimetro. Vediamo, dovrebbe essere sì, 1 mm e 1. Allora metteremo la colla, generalmente la metto con il barattolo questo, ma per lavori un pochino più piccoli preferisco usare il vecchio tubetto artiglio. Mi c'è cascata un po' troppo, però vabbè, meglio abbondare che deficire. Procediamo con altri marchi, il Made in Italy e il logo Prometheus sulla parte interna, e questi qua li mettiamo a caldo. Facciamo i fori che saranno il divisorio delle tasche interne e li faccio con una forchettina. Ok ragazzi, siamo alle fasi finali. Questa è la parte anteriore della pouch con la parte, quella interna in crosta, che è stata incollata, è stata forata come vedete, e adesso procederemo con la cucitura.
siamo quasi agli sgoccioli, la pouch è quasi completa, manca l'ultima cucitura, il secondo lato. Eccoci qua, pouch terminata. Mentre io tento di uscire da questa situazione, scrivetemi un bel commento. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate di questa pouch. Vi piace l'equipaggiamento tradizionale o preferite qualcosa di più moderno, magari in cordura? Vi lascio in schermata finale un altro video dove si parla di Prometheus e in particolare di questo fodero completamente customizzato per il mio shaman di Neanderthart. Ricordo che anche in quell'occasione ci fu un bel diluvio. Ricordo invece a voi ragazzi di andare a leggere sempre la descrizione di ciascun video, dove trovate tutte le info e tutti i link relativi agli oggetti che vi mostro. Ho messo dentro qualche piccolo oggetto giusto per darvi un'idea degli spazi, ma ancora devo decidere bene come riempirla, se trasformarla in un kit fuoco o metterci dentro di tutto e di più. È una pouch molto resistente, fatta per la vita nei boschi, però nello stesso tempo è anche un oggetto elegante, raffinato se vogliamo, quindi nulla vi vieta di utilizzarla per metterci all'interno oggetti che utilizzate quotidianamente e quindi andare a farci fighi al supermercato o al cinema adesso che hanno riaperto. E magari se ci andate al supermercato e al cinema non ci mettete dentro un coltello, se no vi metto un argabbio. La cosa che mi piace di più sono i diversi tipi di porto, e in particolare quello basso, che per me è comodissimo perché tiene la pouch sotto il punto vita in modo che non venga coperta dal giaccone quando la si indossa d'inverno e rimanga sempre accessibile. D'estate è comodo invece il porto classico alla cintura. Ragazzi, non credo che ci sia molto altro da aggiungere perché in questo video le immagini hanno già parlato chiaro. Andate a visitare lo store Etsy di Prometheus perché c'è veramente una valanga di roba e troverete sicuramente qualcosa che vi piace. Continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale, lasciate un like e ci vediamo ad un prossimo video.